200 km percorsi, 10 volte su e giù da Bagolino al Passo del Maniva, per raggiungere quota 8.864 metri e superare così l'altezza del Monte Everest. Ormai ufficiale ha preso piede sul nostro territorio la nuova frontiera dell'Everesting. Questa volta protagonista è il runner valsabbino Filippo Bianchi, che domenica 9 agosto si è cimentato nella sfida dell'estate, dando vita ad una prova estrema sui pedali. Il trentenne originario di Pontecaffaro, che si sta godendo una sorta di anno sabbatico forzatamente lontano dalle competizioni annullate a causa del Covid, è rimasto in sella per 11 ore e 56 minuti e grazie al supporto di famiglia, amici e della fidanzata Alice è riuscito a completare il suo primo Everesting. Sì, diciamo che io parto runner, quindi è stata una doppia impresa per me. La bici l'ho sempre praticata parecchio, quest'anno un po' per discorso Covid, gare annullate eccetera, e un po' anche per i miei acciacchi ho deciso di dare un po' più spazio alla bici e poi così per caso, parlando con amici, è nata questa idea. La scelta della salita è stata un po' legata al fatto che ho una casa lì vicino nel paese di Bagolino e quindi mi era comodo per quello, perché poi ho coinvolto un po' di miei amici e ovviamente la mia famiglia, che mi ha dato una mano anche con l'assistenza, perché è comunque una prova che richiede tanto tempo e un minimo di assistenza ci vuole. E anche un po' comunque una scelta mia personale, appunto perché ho sempre vissuto lì, adesso mi sono trasferito, però sono nato lì e è una salita che conosco bene, che ho fatto parecchie volte sin da piccolo e quindi l'ho fatto anche volentieri. Ho cercato di salire regolare, gestendomi senza dare troppo peso al cronometro e alla fine è uscito un tempone che non mi ero assolutamente prefissato, perché avevo calcolato di impiegarci circa un'ora salita, con le discese dovevano uscire sulle 12 ore e un quarto solo di bici più le eventuali pause che comunque vanno calcolate. Invece ho concluso in 11 ore e 56, pause comprese, quindi super felice, è andata decisamente meglio del previsto. Un'impresa però non fine a se stessa: grazie al contributo dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianzino Marca, la sfida compiuta da Filippo è valsa al suo paese d'origine due nuovi defibrillatori. Ho voluto legare questa cosa sportiva per uno scopo benefico, al sociale, appunto, donando questi due defibrillatori. Hanno creato uno slogan che è una salita per il cuore e hanno deciso di donare appunto due defibrillatori, che verranno messi uno a Bagolino e uno nella frazione Pontecaffaro.